Buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati. Io sono Francesco Contin, sono il project manager di Vitedi e questa sera apriamo un nuovo ciclo di Digitalks per parlare di soluzioni digitali e dell'applicazione della tecnologia nell'ambito del sistema produttivo, in particolar modo manifatturiero e industriale della regione Friuli-Venezia Giulia. E assieme a me questa sera abbiamo il piacere di avere Alessandro Liani, CEO di Video Systems, e Raffaele Fraudatario, tecnologo di ricerca di ARIASCIENCE PARC, collega in IP4FVG. Due parole rapide su che cos'è IP4FVG. IP4FVG è il Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia ed è nato per accompagnare le imprese nel percorso di trasformazione digitale del loro business. È un sistema composto da 30 partner territoriali, di natura sia pubblica che privata, con quattro nodi territoriali, dove le aziende possono testare le tecnologie 4.0, quattro living lab fisici, li vedete, disposti nella mappa, sull'intero territorio regionale, quindi sui quattro nodi di Amaro sul tema IoT, Internet of Things, il nodo di Udine sul tema, sulla verticalità data analytics e intelligenza artificiale, il nodo di San Vito al Tagliamento, Pordenone sulle soluzioni di manifattura avanzata e il nodo di Trieste sulla data optimization e simulation. E di Tedi, che rappresento, è il cluster delle aziende ICT del Friuli Venezia Giulia, è l'ente, o meglio, l'ente gestore del cluster delle aziende ICT, è presente in tutti e quattro i nodi della rete IP4FVG, appunto per portare le istanze, per rappresentare le aziende digitali dell'intero territorio regionale. Assieme ad IP4 ci occupiamo ovviamente di fare attività di divulgazione, di accompagnamento, di rappresentanze, di matching delle imprese, e quella di questa sera è una di queste. Le iniziative che vedrete nel ciclo di incontri, quindi a parte quella di oggi, ne abbiamo in programma altri quattro da oggi fino al mese di giugno e poi in programma un secondo ciclo nella seconda metà dell'anno. Deriva da questa manifestazione di interesse chiamata Soluzioni Digitali, in cui abbiamo chiesto alle aziende ICT del territorio non solamente regionale ma nazionale di poter condividere e candidare le proprie soluzioni per metterle a disposizione all'interno dei dimostratori di cui ho parlato poco fa, per far vedere, per far toccare con mano agli imprenditori, alle imprese regionali, che cos'è la trasformazione digitale, che cosa significhi utilizzare la tecnologia, portarla in azienda e quali benefici comporta. E per entrare a far parte, questa è una call to action alle aziende ICT, per entrare a far parte di questa lista di aziende ICT, che poi presenteremo poi appunto anche nel corso dei prossimi incontri. E vi chiediamo di rispondere alla manifestazione di interesse che si trova all'indirizzo www.ip4fvg.it/soluzioni-digitali e compilare il form per candidare la propria soluzione. Faccio un ultimo appunto su un altro degli eventi, dei temi che trattiamo all'interno del progetto IP4FVG, ed è in questo caso molto legato al tema che andremo a toccare oggi. Si tratta della Summer School sull'intelligenza artificiale che è giunta quest'anno a luglio alla quinta edizione. Il sito è online da poche ore e non è ancora ultimato, ma si può già cominciare ad iscrivere e a manifestare l'interesse per partecipare. Vi rimando per maggiori informazioni al sito www.aidlda.it. AIDLDA sta per Artificial Intelligence from Data Learning to Data Analytics. E il caso che presentiamo e l'esperienza di Alessandro Liani è significativa perché insomma, il Video System è un partecipante ormai affidato e affiatato della Summer School e ci auguriamo di ritrovarlo con noi anche quest'anno. E vi invitiamo a partecipare appunto a questa iniziativa che coinvolge sia le imprese che ricercatori in ambito AI nazionali ed internazionali.
Le date, come vedete, sono dal 4 all'8 luglio del 2022. Ora lascio la parola al collega Raffaele Frodatario di P4 FVG e parliamo oggi dell'approccio delle PMI manifatturiere e sistemi di controllo qualità. Raffaele, se ci puoi fare una brevissima panoramica per inquadrare la questione, così cominciamo a capire anche quali sono le opportunità e quali sono i problemi, soprattutto che affrontano le aziende al giorno d'oggi. Certo, Francesco, grazie, grazie dell'introduzione. Buonasera a tutti. Io, come anticipava Francesco, sono un collega che si occupa nello specifico di coordinare e seguire le attività del nodo IoT del progetto IP4FVG e nell'ambito appunto delle attività che stiamo svolgendo già da un paio d'anni, insomma, l'iniziativa che ha portato alla realizzazione di questo webinar, quindi soluzioni digitali, ci sta dando molte soddisfazioni. Questo perché nelle nostre attività noi da soggetto pubblico Super Partes abbiamo l'opportunità di incontrare e di conoscere numerose aziende. In questi 2 anni abbiamo incontrato più di 200 aziende, dalla piccola azienda con 3-4 dipendenti fino all'azienda di grandi dimensioni che ha ovviamente problemi e esigenze molto ma molto differenti, grazie anche all'iniziativa che insomma già un po' di tempo fa Rimanifatturieri. Uno degli elementi, diciamo un filo rosso che ha collegato in qualche modo tutti questi incontri, tutte queste aziende, quindi dall'azienda piccola che si occupa di produzione di pezzi fino all'azienda molto molto grande che produce prodotti per la grande distribuzione, uno degli elementi che li legava era la gestione dei sistemi di qualità rispetto al lotto di produzione. Quindi non c'è stata un'azienda che non ha evidenziato delle problematiche legate a come gestire il flusso della qualità per evitare appunto spiacevoli inconvenienti legati alla presenza di scarti o di poi purtroppo in alcuni casi di resi. Questo perché ovviamente fino a qualche mese fa i sistemi di tracciamento, perché poi di questo parliamo, i sistemi di tracciamento della qualità legata al singolo prodotto finale, al semilavorato, erano delegate in molti casi agli operatori e in parecchi casi erano delegati al controllo visivo, quindi l'operatore in linea in qualche modo effettuava nella stra maggioranza dei casi, e questo lo voglio sottolineare, un controllo a campione sul singolo pezzo e difficilmente, pochi erano i casi che abbiamo rilevato, un controllo in continuo sulla produzione. Ecco che insomma, ci è stato chiesto più e più volte che tipologie di tecnologie abilitanti potevano essere implementate in azienda, attenzione, senza impattare eccessivamente sul processo produttivo, perché questo è un tema importante. Di tecnologie in qualche modo si può anche morire. Se invece le tecnologie aiutano senza stravolgere i processi produttivi, allora sono l'imprenditore medio le accoglie insomma a braccia aperte. E quindi abbiamo ritenuto opportuno farvi conoscere questa tecnologia che è legata ai sistemi di visione che in qualche modo abbiamo dentro uno dei 4 nodi, il motivo per cui sono io a presentare in qualche modo questo pomeriggio, perché
con Alessandro abbiamo ritenuto opportuno valorizzare la parte hardware nel nodo di Amaro, visto che il nodo si occupa appunto di acquisizione del dato. Ovviamente il tema è legato a come l'esigenza era legata rispetto a tutte le aziende, anche la soluzione coinvolge la maggior parte dei nodi, quindi fisicamente una prima soluzione è presente ad Amaro, ma visto che i dati che vengono acquisiti, e non voglio anticipare niente, ovviamente lasceremo ad Alessandro la parola, i dati che vengono acquisiti vengono inseriti in una piattaforma e lavorati dal nodo di Udine rispetto ai temi della gestione del dato. Per concludere in qualche modo il mio intervento, il discrimine che noi abbiamo notato non è nella possibilità di sostituire un operatore che comunque è necessario nell'ambito più ampio del controllo di qualità, ma è di migliorare l'efficienza del sistema di qualità passando dal controllo al campione al controllo dell'intero processo grazie a dei sistemi di cui ci parlerà Alessandro e che soprattutto riducono anche l'errore umano, perché se c'è un operatore in linea che deve fare dei controlli, insomma può accadere che l'operatore stesso per stanchezza, non per negligenza, non riesca a rilevare dei minimi dettagli, oppure sicuramente grazie alla all'utilizzo di delle tecnologie non si riesce a rilevare tutto. A questo punto è importante che ci siano dei sistemi che rilevino anche i minimi difetti presenti in lotto, perché insomma quel lotto è difetti sono molto sentiti dalle imprese e sinceramente da quello che abbiamo rilevato insieme ad Alessandro è un filone che ci darà grande soddisfazione e infatti avremo ulteriori casi d'uso che porteremo nei nodi. Io direi che insomma Francesco la mia introduzione potrebbe fermarsi qui, resto a disposizione e lascerei di nuovo a te la parola per perfetto, perfetto Raffaele, grazie anche per la difficoltà in cui hai fatto l'intervento, insomma non è facile, ti abbiamo comunque sentito molto bene, un'opportuna introduzione a quanto adesso ci racconterà Alessandro. E lascio appunto la parola ad Alessandro Oliani, CEO di Videosystem, un'azienda informatica, di soluzioni informatiche con sede a Codroipo. E Alessandro, ti chiedo di raccontarci brevemente un po' di più di Videosystem, di quando ha iniziato la sua attività e su che cosa si è concentrata e si concentra nel prossimo futuro. Bene, buonasera a tutti. Allora, Video Systems è una realtà che nasce nel 1993, quindi il prossimo anno compiremo 30 anni di attività. E ci siamo specializzati fin dall'inizio sullo sviluppo di soluzioni di visione artificiale per il controllo qualità in ambito industriale, inizialmente nel mondo della siderurgia, per poi spostarci in tutti gli ambiti della manifattura. Nello specifico, oggi Videosystems è un gruppo di 25 persone, di cui 15 dedicate ad attività di ricerca e sviluppo continua, e abbiamo una serie di partner certificati con sistemi di qualità ISO 9001 che per noi producono i semilavorati per la produzione dei nostri sistemi.
Video Systems non è un semplice sviluppatore, diciamo, software e integratore di sistemi di visione, ma siamo ormai una delle poche realtà italiane che progetta e produce sistemi embedded nell'ambito della visione per il controllo qualità. Oggi abbiamo più di 7500 sistemi installati un po' in tutti i paesi del mondo, almeno quelli più industrializzati. Abbiamo più di 200 applicazioni tailor-made, perché una delle nostre specialità è quella di sederci accanto al cliente, studiare assieme a lui le problematiche, andare a sviluppare la soluzione ideale. E questo lo facciamo grazie anche ai laboratori e alle zone di pilot e di test che abbiamo nella nostra sede, che ci permettono di personalizzare sia la parte elettronica hardware della soluzione che tutta la parte software. E negli ultimi anni, inoltre, abbiamo cercato di abbinare la visione artificiale assieme appunto all'intelligenza artificiale, che ormai trattiamo dal 2001, e negli ultimi 5 anni abbiamo abbinato anche la robotica con l'idea di poter sviluppare delle soluzioni che siano in grado di mimare il controllo qualità fatto da operatori umani. Nello specifico, presso il nodo di Amaro, abbiamo portato un dimostratore per il controllo dimensionale di pezzi meccanici, applicazione che è nata per una richiesta di Manfrotto, quindi un importante produttore di accessori per il settore fotografico. Nello specifico ci siamo occupati del controllo qualità nell'ambito della produzione dei treppiedi e quindi abbiamo sviluppato un sistema che, grazie a una coppia di telecamere che acquisiscono direttamente sulla linea produttiva il tubo formato per essere poi assemblato per la produzione del treppiede, abbiamo sviluppato una piattaforma embedded che acquisisce l'immagine, esegue tutta una serie di controlli dimensionali sul tubo, fra cui la formatura del bicchiere, esegue queste misure con una cadenza di circa 100 misure al secondo e invia quello che è il risultato attraverso appunto protocolli MQTT o AMQP al sistema di controllo di macchina, per portare il prodotto alla stazione successiva oppure per andare a metterlo nella zona di scarto. E, nello sviluppo delle piattaforme embedded, negli ultimi anni ci siamo spostati sullo sviluppo delle interfacce in tecnologia web e questo ci ha permesso di semplificare notevolmente l'installazione presso i clienti, perché la tecnologia web ci permette di poter integrare le nostre soluzioni su sistemi di controllo e su PC che utilizzano qualsiasi tipologia di sistema operativo. Ecco. Passando invece più a quello che è l'utilizzo congiunto di intelligenza artificiale e visione artificiale, è tema che noi trattiamo ormai dal 2001, in questo penso siamo stati pionieri in Italia nell'uso di queste tecnologie in modo congiunto. Oggi abbiamo più di 100.000 ore di sviluppo dedicate negli ultimi 10 anni sulla binata di queste tecnologie. Dal 2015 partecipiamo attivamente al programma Horizon di ricerca e sviluppo europeo, quindi inizialmente sull'Horizon 2020 e oggi sul nuovo programma Horizon Europe, e questo ci ha permesso di sviluppare tutta una serie di tecnologie di intelligenza artificiale, quindi classificatori, sistemi basati su deep learning per l'identificazione automatica dei difetti, che permette di spingere in modo importante le capacità dei sistemi di visione nella gestione del controllo qualità. Perché se qualcuno di voi ha esperienza su sistemi classici di visione, che generalmente si focalizzano sul fatto di
estrapolare delle feature, delle caratteristiche dall'oggetto che è in analisi, molte volte uno dei problemi è quello della gestione dei parametri nel tempo, perché il sistema sia in grado in modo ottimale di fare il controllo qualità. Grazie ai motori di intelligenza artificiale riusciamo invece ad avere dei sistemi molto più robusti per quelli che sono i cambi dati, per esempio alla luce all'interno dell'ambiente dove l'oggetto che dobbiamo controllare si trova, e ci permette di sfruttare esempi per insegnare alla macchina che cosa è un difetto e che cosa non lo è. Qui nelle figure vedete le nostre piattaforme embedded. Al centro invece abbiamo un'applicazione che stiamo sviluppando all'interno del progetto InterQ, un progetto Horizon 2020, in cui abbiamo sviluppato una tecnologia per il controllo superficiale di grandi parti meccaniche. In questo caso sono le turbine del 737, dove andiamo ad eseguire un controllo di qualità superficiale alla ricerca di cricche, abrasioni e botte che il prodotto può generare durante le varie fasi di lavorazione. Questo tema siamo riusciti a risolverlo solamente grazie ai motori di intelligenza artificiale, per avere dei sistemi che hanno un'affidabilità superiore al 99%. Il terzo caso invece è il controllo di inquinanti all'interno di flaconi in ambito farmaceutico, o più precisamente il controllo qualità finale che viene fatto una volta che il flacone è imballato in vetreria, e quindi c'è la necessità di verificare che durante la fase di imballaggio non ci siano dei prodotti residui che finiscono all'interno del fardello di flaconi. Anche in questo caso siamo riusciti a risolvere questa problematica grazie all'intelligenza artificiale, perché sistemi basati su tecnologie classiche di visione artificiale non riuscivano a dare dei livelli di falso scarto interessanti per l'applicabilità dell'applicazione. Oggi quindi Video Systems propone soluzioni di visione artificiale, robotica e intelligenza artificiale che mimano il controllo qualità fatto dall'operatore, con tutta una serie di vantaggi, come già accennati da Raffaele prima, cioè il fatto che un sistema automatico digitale non si stanca, quindi abbiamo la sicurezza di avere un controllo nel tempo che sia garanzia di controllo qualità costante. Il fatto che riusciamo a digitalizzare quella che è l'esperienza degli operatori umani che oggi fanno il controllo qualità, perché uno dei problemi che sta venendo avanti è quello di come riusciamo a proteggere l'asset aziendale che è dato dal know-how degli operatori che oggi producono e fanno qualità. Quindi di cercare di digitalizzare questa conoscenza in modo che non venga persa per gli anni futuri. I sistemi di controllo qualità poi basati su visione, che siano sistemi di controllo qualità superficiale piuttosto che sistemi di misura, hanno un altro vantaggio, che è quello legato al fatto che noi abbiamo l'immagine del prodotto che controlliamo, e quindi nel caso di non conformità di rientro del nostro prodotto finale dal mercato, riusciamo a gestire in modo più oggettivo le azioni correttive o preventive legate alle non conformità. Perché rispetto a misure che possiamo fare con sistemi meccanici tipo un calibro, dove noi alla fine, se abbiamo un pezzo che ci rientra non conforme, l'unica cosa che possiamo fare è andare a vedere il modulo di collaudo e verificare se il dato scalare che è stato messo all'interno del modulo è conforme o meno, ma nel momento in cui dobbiamo gestire la non conformità ci basiamo su ipotesi, perché non abbiamo delle informazioni oggettive su come il controllo qualità è stato fatto.
Il fatto di fare il controllo invece sulla base di immagini che possiamo andare a salvare ci permette di andare a gestire in modo più oggettivo l'azione correttiva che parte da una non conformità del mercato. E negli ultimi anni abbiamo sviluppato questa tecnologia appunto soprattutto sulla base di progetti europei Horizon 2020. Oggi la società ha all'attivo 8 progetti su questo programma, il più importante dei quali penso sia ZDMP, che è un programma, che è un progetto in cui stiamo sviluppando una piattaforma ICT per il controllo qualità prodotto e il controllo di processo in ambito manifatturiero, focalizzata soprattutto per soluzioni dedicate alle piccole e medie imprese. Perché questo tipo di piattaforme esistono già sul mercato, ma generalmente hanno dei costi proibitivi di ingresso per la piccola e media impresa. Quello che stiamo sviluppando assieme ad altri 30 partner negli ultimi 4 anni è una piattaforma che in gran parte mette a disposizione dei tool gratuiti o a basso costo e con un business model legato alla servitizzazione, quindi al fatto che uno paga per quello che usa, e grazie ad un marketplace dove l'azienda manifatturiera può trovare le soluzioni, i componenti da integrare all'interno del suo processo produttivo, pensiamo di poter dare una risposta alla richiesta di produzione a zero difetti che il settore manifatturiero europeo sta richiedendo. Ecco, io magari mi fermerei qui per vedere se ci sono delle domande. Perfetto, Alessandro, intanto ti ringrazio. Io mi ero appuntato delle domande, ma man mano che procedevi con la tua descrizione mi hai quasi risposto a tutte. Per cui innanzitutto lascio ai partecipanti se hanno delle domande, possono o alzare la mano e li interpelliamo direttamente, oppure possono scriverci nel modulo, nel form domande e risposte e vediamo di poter rispondere alle loro curiosità, alle loro richieste. E alcune delle cose che mi ero appuntato erano appunto legate sia al vostro rapporto con la progettualità europea e quindi ai benefici di attività di questo tipo, e ho visto un interessante 100K sulle attività di ricerca e sviluppo nel corso degli ultimi anni, per cui è una voce sicuramente importante che vi ha dato uno slancio e vi ha permesso di percorrere delle strade probabilmente prima inesplorate. E una seconda domanda era legata, ma mi ha risposto in questi ultimi minuti, alle dimensioni tipo dei tuoi clienti o delle aziende che applicano le vostre soluzioni. Per cui con progetti come quello che hai citato, Zero Defects, c'è la possibilità anche per le piccole imprese, piccole e medie imprese, di approcciarsi al mondo dell'intelligenza artificiale e del controllo della qualità. Sì, rispondo alla prima domanda. Allora, sicuramente Video Systems oggi è dov'è anche grazie alla partecipazione ai progetti europei, che non sono sicuramente facili né da gestire né da raggiungere, nel senso che il tasso di vittoria di un bando europeo è attorno al, se non inferiore, all'1%. Quindi generalmente vengono presentati 500-600 progetti e ne passano 2 o 3 per ogni chiamata. E grazie ai progetti europei abbiamo sviluppato delle tecnologie, abbiamo avuto i fondi per sviluppare delle tecnologie che altrimenti per una società delle nostre dimensioni non sarebbero stati affrontabili in modo diretto. Per quanto riguarda invece la dimensione dei clienti, per dire la verità, oggi Video Systems ha generalmente fra i suoi clienti almeno il 90% sono grandi imprese e corporate a livello mondiale. Anche per questo siamo molto interessati invece a quello che stiamo sviluppando su ZDMP, per la volontà di poter dare invece delle risposte anche alle piccole e medie imprese che rappresentano più dell'80% del tessuto produttivo europeo. E grazie a queste tecnologie, inoltre, pensiamo di poter dare una risposta
al cambio di modello di business della manifattura, che sempre di più si sta spostando su modelli agili. Cioè ormai anche i grandi player sempre più hanno delle produzioni che sono pilotate dalle richieste del mercato e quindi hanno la necessità di avere dei cambi più produttivi molto rapidi, sia in termini di capacità delle linee produttive di adattarsi che dei sistemi di controllo qualità di adattarsi ai nuovi oggetti e prodotti che l'azienda deve andare a produrre. Perfetto, grazie anche per queste ulteriori informazioni. Raffaele, se sei connesso, se ci hai sentito fino adesso, se hai qualche curiosità o vuoi aggiungere qualcosa dal tuo osservatorio. No, io insomma, certo, c'ero. Quello che insomma, magari forse ho perso qualche passaggio e me ne scuso. Volevo chiedere ad Alessandro se aveva piacere a raccontare in qualche modo quello che abbiamo su. Probabilmente se l'hai detto, è stato il momento in cui mi sono perso l'audio. Ok, Diciamo no. che Sì, sono stato un po' veloce su quello, nel senso che sono passato all'azienda da dove siamo partiti. Allora, effettivamente, su nel polo di Amaro abbiamo un dimostratore che magari torno indietro così lo dovrebbe vediamo. esserci una scheda. Ecco, sì, ecco, ce l'ho qua. Abbiamo un dimostratore dove abbiamo prodotto e installato un pilot che dimostra la capacità dei sistemi di visione di eseguire controlli dimensionali su oggetti meccanici. Nello specifico è un sistema con lenti telecentriche, con una telecamera, un sistema embedded che esegue il processo, la misura dimensionale del pezzo. Andando a gestire tutta una serie di problematiche che possiamo trovare sulle linee produttive e invia questi dati poi attraverso IoT a un sistema database che fa tutto lo storage delle misure e che quindi poi apre a altri scenari che possono essere l'analisi statistica delle misure in linea produttiva, l'identificazione automatica delle anomalie. E la verifica della deriva della linea produttiva. Su questo intendiamo andare avanti e con Raffaele, appunto, come accennava lui prima, stiamo già valutando altri dimostratori che possano dimostrare altre capacità dei sistemi di visione, soprattutto dalla parte di intelligenza artificiale. Grazie Alessandro, ma era per me un vanto, diciamo, in qualche modo far vedere il nostro sistema, perché posso assicurarvi che grazie ai Living Lab, che sono presenti in tutti e quattro i nodi, e qui insomma magari poi quando chiudiamo e diciamo vi invitiamo a visitare, questi sistemi, questi ed ulteriori sistemi sono forieri di ragionamenti che poi nascono da una chiacchierata che per fortuna possiamo ritornare a fare. Quindi l'invito è a visitare i quattro nodi, nello specifico in questo caso il nodo di Amaro, dove potremmo parlare del caso presentato da Alessandro, per appunto verificare l'applicabilità della tecnologia in primis. Questo è il nostro lavoro rispetto alla possibilità di promuovere le tecnologie abilitanti, ma cominciare a capire, sporcandosi le mani, nel senso concreto del termine, verificare come funzionano queste tecnologie, perché appunto il valore del nostro progetto è mettere a disposizione il know-how delle aziende che partecipano a soluzioni digitali, e anche tramite questi momenti, ma sicuramente il rapporto diretto che abbiamo con ognuno di loro, che ci permette di valorizzare innanzitutto l'ambito tecnologico e di creare il network tra domanda e offerta di innovazione. Quindi era in qualche modo per me doveroso
dovuto presentare questa scheda, e quello che noi facciamo come progetto di Vivo RFVG è innanzitutto definire per ogni tipologia di caso d'uso e quindi di tecnologia presente nei nodi, perché siamo coscienti che le uniche tecnologie acquistate con fondi propri non bastano. Per questo abbiamo allargato a livello nazionale la disponibilità a ospitare delle soluzioni già implementate. Quello che noi facciamo è verificare se effettivamente quella tecnologia potrebbe fare al caso dell'azienda, e da lì nascono discussioni proficue che portano in alcuni casi alla definizione di progettualità scritte a quattro mani insieme all'azienda. Ovviamente io di domande ne avrei tante rispetto alla divulgazione, però lascerei spazio all'uditorio per capire, insomma, ed avere qualche suggestione da parte loro. Grazie. Perfetto, grazie Raffaele. E in attesa di attendere alcune domande che al momento non sono ancora pervenute, ma non abbiate timori nel porle, perché appunto sia da un punto di vista di spiegazione logistica e organizzativa di tutto il modello IP4FVG e del funzionamento dei dimostratori, sia più nel dettaglio della soluzione di cui parliamo questa sera con Alessandro Oliani, siamo ben disponibili a poter rispondere ed approfondire nel miglior modo possibile. E nel frattempo, già che Raffaele vi ha raccontato della scheda e spiegato un po' nel dettaglio come funziona il lavoro di un dimostratore e la ricerca delle soluzioni per poi mettere a disposizione delle aziende che ne hanno necessità, vi segnalo che i prossimi appuntamenti in calendario nel programma di Digitalks sono con altrettante soluzioni acquisite e messe a disposizione all'interno dei quattro dimostratori del progetto IP4FVG, e sono in programma in ordine il prossimo 4 maggio con MyNet. Parleremo di risorse umane e di soluzioni per la comunicazione aziendale e la gestione dei processi. E il 25 maggio con Fill in the Blanks parleremo di tecnologie per l'acquisizione e la gestione delle informazioni di produzione. E con Almatech il 15 giugno parleremo di simulazione industriale, quindi dalla progettazione alla produzione di un nuovo prodotto. E infine con Simtech il 29 giugno parleremo di soluzioni per configurare e visualizzare in 3D prodotti per il design e per l'e-commerce. E io non vorrei lasciarvi senza lasciare la parola per un'ultima volta ad Alessandro, per cui un'ultima cosa mi sono appuntato che è legata... Se mi permetti, Francesco, sì? Scusami, vai. Ma mi hai dato il là per sottolineare un elemento. Tu hai citato una serie di aziende. L'importante, cioè insomma quello che è molto importante, è che queste aziende e altre, almeno un'altra quarantina di aziende, hanno avviato una collaborazione, e noi parliamo in questi momenti di soluzioni che abbiamo già dentro i dimostratori. Quindi non è solo il racconto della tecnologia che l'azienda stessa utilizza, ma è il caso legato alla risoluzione di un problema in un'azienda X che viene messo a disposizione, in questo caso è integrato hardware e software, in altri casi abbiamo delle soluzioni software di cui insomma poi ampiamente ne discuteremo, ma il tema è parlare di casi concreti, quindi di tecnologie e delle applicazioni delle stesse tecnologie con elementi, diciamo, fattivi. Quindi questa soluzione, Alessandro, l'ha utilizzata e l'ha sperimentata. Ovviamente quello di cui vi ha parlato è un qualcosa che va addirittura oltre
per fortuna, ma tutti i casi di cui parleremo in questo e negli altri webinar sono relativi a casi d'uso, appunto, che sono disponibili da poter ragionare partendo da questa scheda, che è, diciamo, la premessa che presenta un po' la soluzione. Quindi ne abbiamo più di 60 di queste schede legate a singoli casi, per ragionare un problema e per discutere se quella specifica soluzione può essere di interesse. Mi premeva questo perché non parliamo teoricamente dell'applicabilità delle tecnologie, ma parliamo in concreto di casi disponibili e immediatamente fruibili. Vero, Alessandro? E ti do la parola. Sì, corretto. Esatto. E dicevo, grazie nuovamente Raffaele. E, un'ultima cosa a questo punto, prima di chiudere, se non ci sono domande ulteriori dal pubblico. E, Alessandro, i prossimi passi, e quindi che cosa si può fare in futuro all'interno del tema, nei confronti del controllo della qualità in ambito manifatturiero? Oppure quali sono i prossimi passi, le prossime sfide di Video Systems? Ecco, noi in particolare, ho giusto anticipato prima, ci stiamo muovendo sull'abbinamento di quattro tecnologie abilitanti, che sono la robotica, la visione, l'intelligenza artificiale e l'IoT, per la creazione di sistemi che mimano la capacità umana di fare il controllo qualità. Quindi dei sistemi in grado di eseguire controlli qualità su prodotti a geometria complessa, in cui l'idea è quella che il robot movimenti davanti ai sistemi di visione o davanti ai sensori l'oggetto che dobbiamo controllare. Su questo abbiamo un progetto europeo, appunto, attivo, che si sta muovendo in quest'ottica, e pensiamo che nei prossimi anni vedremo una serie di benefici da questo approccio al controllo qualità. Perfetto, ti ringrazio nuovamente. A questo punto, davvero, se non ci sono ulteriori questioni, ma restiamo a disposizione anche in futuro, e quindi contattandoci o di Tedi o direttamente agli indirizzi di P4FVG, o nello specifico se avete bisogno o necessità o anche semplicemente curiosità di visitare il nodo di Amaro nello specifico per vedere la soluzione di Video System, oppure gli altri tre nodi della rete, che ricordo sono a Udine all'interno dell'UniUd Lab Village in via Sondrio, a San Vito all'interno della LEF e a Trieste all'interno del parco di Area Science Park. E contattateci pure, siamo a disposizione, e l'obiettivo è quello di divulgare ulteriormente, di accogliere ulteriormente nuove soluzioni digitali all'interno dei dimostratori e di metterle poi a disposizione delle aziende manifatturiere che necessitano di percorsi di trasformazione digitale come quelli che ha descritto oggi Alessandro. Io vi ringrazio, avevamo in programma di passare assieme 60 minuti, siamo stati un po' di meno, ma siamo stati a mio avviso molto bravi e molto diretti e sintetici. Ringrazio nuovamente Alessandro Liani per la pazienza, per la competenza che dimostra e per la passione che ci mette nelle attività che fa. Ringrazio Raffaele Fradatario e a nome suo tutti i colleghi di Area Science Park, e vi saluto a nome di Tedi. Vi ricordo il prossimo appuntamento il 4 maggio con MyNet, appunto parleremo di risorse umane e di soluzioni per la gestione delle risorse umane in azienda, e vi do appuntamento appunto al prossimo 4 maggio.